Se vi ricordate, qualche video fa, mentre riparavo il Kenwood, una serie che vi consiglio di vedere, ho avuto dei problemi con la pasta termica della Arctic e quindi l'ho spruzzata qua dentro e l'ho mescolata con... Vedete, è diventata di nuovo dura. L'ho mescolata con del silicone spray liquido che però evidentemente non basta, evapora. Evapora e quindi questa crema diventa solida. Insomma, questa pasta non va bene. E quindi ho scritto all'Arctic, gli ho mandato una email in cui gli ho descritto il problema, insomma questa l'ho comprata meno di 2 anni fa. E loro sono stati così gentili da riconoscere il problema, che era in effetti noto, c'è un batch di paste termiche dell'Arctic che ha questo problema, si separano dal liquido che le rende appunto cremose, e hanno deciso di mandarmi delle paste termiche da provare, cosa che ora io proverò. E quindi adesso proviamo e apriamo questo pacchetto che ci è arrivato e facciamo questo unboxing della Arctic, che ci ha mandato delle cose chiuse in una carta molto interessante, con una forma strana. Sa di carta. Attenzione, qui ci mandano varie cose, ma vediamo cosa ci scrivono. Delivery note. Ah, ci hanno mandato le paste termiche MX4 e MX6. Interessante. E quindi qua abbiamo MX4 Thermal Compound, MX4 e MX4. Ce ne hanno mandati addirittura 3 di questi e uno di questi, MX6. Chissà qual è la differenza. Ah, guardate, gratta la parte grigia per verificare l'autenticità. Quindi tu fai così e c'è un QR code. Ma guarda un po'. Interessante. E qui però non c'è il manuale. Ah no, c'è anche qui, vedete, c'è la parte grigia. Interessante. Sigillata. MX4 e MX6, scatolina di cartone. E mo adesso vediamo qual è la differenza. Pare che sia più meglio, quindi pare che questa sia più migliore. Potrei provare a installarla qui nel portatile, che non ho ancora sventrato per sistemare il raffreddamento. Comunque il portatile si comporta bene, non è necessario. Però è interessante. Quindi abbiamo quella normale e quella più meglio. Vediamo come sono i tubetti. Apriamo questi tubetti. Vediamo. Questa è la MX6. Ed è molto morbida a uscire. È già quasi uscita, bene. Non è sicuramente come quella che avevo. Bene, allora questa la teniamo ben chiusa e la rimettiamo. Anche il vedi dove sei arrivato. Questo è il famoso vedi dove sei arrivato. E devo dire che esce senza fare forza praticamente.
quindi è molto morbida. Bene, facile da usare, la rimettiamo nello scatolino e conserviamo. Vediamo invece questa. Ecco fatto. E anche questa è il vedi dove sei arrivato, vedi dove stai. Mi ricordo che questo era incollato nel mio, era completamente solido, e qui invece si apre molto facilmente. Ma non solo, dovevo premere con una forza inaudita. Ah, e guardate, esce subito. Quindi questa pasta termica è in ottime condizioni. Bene, quindi questa vuol dire che è perfetta. Il colore è diverso da quello. Un colore diverso. Bene, e quindi insomma questo è quanto, cercherò di usarle al più presto, quando mi sarà necessario logicamente, per adesso le conserverò nella posizione dove metto le paste termiche, che ho deciso che sarà qui, e quindi adesso abbiamo a disposizione una quantità di paste termiche che fanno bella mostra di sé. Grazie.